Ciao ragazzi, sono Simona dell'Informa Giovani. Vi presento le iniziative del mese di dicembre. Vuoi andare a quel paese gratis? Ti mandiamo con l'aiuto dello sportello di consulenza dedicato al servizio volontario europeo. All'Informa Giovani potrai avere informazioni utili per inviare la tua candidatura e consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Prosegua l'Informa Giovani il ciclo formativo rivolto alle associazioni giovanili, i gruppi informali giovanili milanesi e singoli a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Colore, sulla progettazione indirizzata al fundraising. Vi ricordiamo che c'è ancora tempo per partecipare al bando per l'assegnazione di contributi a favore di associazioni giovanili e di associazioni che operano nel settore giovanile per la loro attività a carattere continuativo svolta nell'anno 2012. Ora altre segnalazioni. Giornata mondiale contro l'AIDS. La giornata sarà all'insegna dell'informazione, della prevenzione e del ricordo delle vittime. In prima fila il Comune di Milano insieme alle principali associazioni che si occupano da anni di AIDS e di assistenza ai malati. Nuova sede del Centro per l'Impiego di Milano. A partire dal 17 dicembre 2012, il Centro per l'Impiego accoglierà i suoi utenti presso la sua nuova sede di via Strozzi, angolo via Soderini 24. Mi per giovani. Ripensare la città attraverso gli occhi dei giovani, sperimentando nuovi linguaggi e nuove tecnologie. Il progetto nasce dalla rete dei centri di aggregazione giovanile milanesi e l'assessorato al decentramento del Comune di Milano. I centri si trasformeranno in veri e propri poli specializzati nell'uso del linguaggio audiovisivo, nella produzione di musica e arte e in punti di riferimento per elaborare strategie di avvicinamento al mondo del lavoro. Faber. Quando la creatività incontra l'impresa. Faber è un concorso nazionale rivolto a giovani autori di opere realizzate nei campi del live action, animazione web e app visual and graphic design. È rivolto ai giovani creativi tra i 18 e i 35 anni che partecipano con un'opera realizzata negli ultimi 18 mesi. I vincitori si aggiudicheranno la partecipazione a Faber Meeting che si terrà il 13 e il 14 giugno 2013 a Torino. Due giorni di incontri, presentazioni e workshop per favorire la conoscenza e il confronto tra i vincitori del concorso e le aziende. I premi speciali sono messi in palio dai partner sotto forma di stage retribuiti, occasioni di alta formazione, servizi professionali gratuiti e sostegno economico. Infine, Filmmaker Doc 17, International Film Festival. Filmmaker non è un festival come gli altri, è un festival laboratorio che non si limita a mostrare dei bei film, ma che si occupa della loro progettazione, del loro sviluppo e del loro finanziamento. Ha promosso il lavoro di giovani registi, ha suscitato incontri tra grandi autori internazionali e il pubblico cittadino. Favorisce la produzione di giovani autori milanese. Ciao a tutti da Simona dell'Informa Giovani, tutto.